Dopo due mondiali vinti negli anni passati, non abbiamo avuto tutto questo successo. Quest'anno, insomma, con questo massimo evento sportivo per qualsiasi atleta, come una Paralimpiade, vincere un oro in argento non è da tutti i giorni. Siamo contenti, siamo felicissimi, meglio di così non si poteva fare. Speriamo adesso di continuare su questa lunghezza d'onda e speriamo di riconfermarci, perché poi alla fine ci vogliono sempre le riconferme. I fratelli Pizzi avevano vinto tanto anche prima delle Paralimpiadi di Londra, avevano vinto il mondiale, però Londra ha fatto scattare qualcosa anche nelle associazioni, anche nella politica, anche nei mass media, perché mai come questa volta avete ricevuto premiazioni e attenzioni. Ma io ringrazio il Panathon, ringrazio il presidente, il dottor Ripari, che conoscevo già da tanti anni, perché con il suo studio, insomma, sugli atleti, sulla medicina dello sport, per noi è stato un grande onore venire qua e ricevere questo premio. Ripeto, siamo contenti che molti magari ci prendano per esempio, soprattutto per quanto riguarda la disabilità, molte persone, insomma, che fino adesso sono rimasti chiusi nelle loro case, che prendono noi come esempio per poter affrontare la vita in maniera diversa, perché, insomma, a volte la disabilità può essere anche una possibilità in più per mettersi in mostra, insomma, per emergere anche nelle difficoltà della vita quotidiana. Con il professor Patrizio Ripari, presidente del Panathon Pescara Chieti, per questa serata, la festa dell'atleta, avete scelto sia atleti emergenti come Norcia, nuotatore, e Del Rosario, ciclista, ma anche un campione olimpico, paralimpico come Luca e Ivano Pizzi. Certo, per quanto riguarda i due atleti emergenti, ci siamo avvalsi delle segnalazioni dei CONI provinciali e quindi abbiamo sposato chiaramente quella che era diciamo l'idea e la statistica derivante dai risultati dei vari atleti sul territorio. Per quanto attiene invece ai fratelli Pizzi, la scelta è stata doverosa perché si tratta di una coppia di atleti che senza falsi moralismi, retoriche e quant'altro, nella difficoltà di una situazione, diciamo, come dire, non, a me non piace parlare di handicap, piace parlare di difficoltà, ecco, di diversa abilità che Totocollo, uno dei fratelli, ha dovuto acquisire, sono riuscito ad arrivare ai vertici assoluti e questo credo che sia un merito che travalica ogni limite.